La gestione del Castello Carlo V è passata dalla sovrintendenza alla direzione dei musei della Calabria che ha sede a Catanzaro a partire dal prossimo 23 novembre. Lo ha stabilito il Ministro della Cultura, di concerto con la Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. E quanto si legge dunque in un decreto del Ministero della Cultura emanato il 18 ottobre scorso. Cosa succede adesso con il Castello Carlo V? Guardi, per ora non è successo niente di così straordinario, di trascendentale. Si tratta di un passaggio, di una consegna da parte della soprintendenza alla Direzione Regionale dei Musei, come si evince da questo decreto, nell'ambito di una organizzazione ministeriale. Quindi adesso il Castello Carlo V sarà gestito dalla Direzione dei Musei regionale? Sì, come si evince dal decreto, sì, però per noi attualmente non è cambiato nulla. Tengo a precisare che il mio incontro a Roma con il Ministero ha riguardato principalmente l'autonomia dei musei, quindi questa unione Crotone-Sibari. Rimarco ancora che l'incontro è stato positivo e fruttuoso. Nella nota emanata dal Comune di Crotone si parlava appunto di un incontro positivo, ma in quale senso? E nel senso che la nostra città deve giocare un ruolo determinante, molto importante, nell'ambito di questa unione. Ad esempio parliamo del futuro del Castello Carlo V e del Museo Civico. Quali sono i prossimi passi per la riapertura dello stesso? I passi per riaprire il Museo Civico saranno studiate con il coinvolgimento di tutti coloro che sono interessati a questo bene, che è un bene identitario per la nostra città.